il segnale che le dispiace lasciare questo ruolo, che eredità morale e politica lascia alla città e al suo successore? Beh, l'emozione di, non tanto il dispiacere di lasciare, l'emozione di quello che è stato. Sono 10 anni di vita dedicata totalmente alla città, ai napoletani, togliendo anche ai miei cari. Ho dato tutto me stesso alla città che amo profondamente, nella quale sono nato. E credo che anche se è conclusa una pagina bella sul piano istituzionale, ho molto apprezzato questo Consiglio Comunale che mette in sicurezza la città con l'approvazione del bilancio in un momento in cui ancora una volta ci avevano lasciati soli. Dopo impegni presi a livello centrale, sono stati 10 anni indimenticabili che analizzerò nei prossimi giorni, come è giusto che sia. Adesso fatemi vivere queste emozioni dell'ultimo intervento in Consiglio Comunale. Qual è il ricordo più bello che si porterà via? E magari lo sbaglio, comunque quella decisione che, su cui oggi dice magari tornerei indietro. Ma il ricordo più bello sarebbe scontato se dicessi le lezioni. Quello più bello forse gli incontri con i bambini della città. Il momento storico, credo, più rilevante della città, tolte le elezioni, è stato il sindaco di strada. Credo che quello rimane nella storia mia personale, della città e della politica di strada. Questa parte finale, insomma, tra pandemia e problemi vari, è stata una fine davvero dura, però abbiamo retto bene grazie a una grande squadra, una grande esperienza, assessori. Devo dire anche ho scoperto gente veramente valida all'interno del comune, quindi il prossimo sindaco potrà puntare comunque su una squadra solida a livello amministrativo, fermo restando gli innesti nuovi che evidentemente ci saranno. La cosa che non rifarebbe invece? La partecipazione alle elezioni politiche del 2013, un momento in cui forse è stato il più difficile della nostra amministrazione partecipare a quell'esperienza politica, fu un errore perché fu percepita come una distrazione, quindi non, tornando indietro non lo rifarei. Un po' di delusione c'è oggi per qualche assenza nei banchi dell'opposizione, si è sentito tradito, lasciato un po' solo, oppure no, oggi non è questo il sentimento che prevale? No, oggi è una bella giornata, bella giornata, comportamenti responsabili della chiamiamola maggioranza e opposizione, delle forze politiche, un segnale di vicinanza alla città da parte di tutti, anche il mio discorso finale era un sincero ringraziamento a tutti. Ho apprezzato l'applauso, cioè, finiamo con la giusta dialettica politica ma con il doveroso e sincero rispetto istituzionale.